domani c'è il primo consiglio comunale, sindaco. Cosa chiederà il consigliere rispetto a questa dichiarazione di antifascismo di cui si è... ci sarà una mozione, ci sarà un documento? Lo vediamo domani. Domani sono le linee programmatiche, quindi io sinceramente non è una questione su cui pensavo di discutere domani, perché domani proprio per rimanere fedele ai ruoli miei del consiglio, il discorso di insediamento è un discorso di natura programmatica, quindi quello che sto preparandomi a fare è un discorso che ripercorra le linee del mandato, quello che intendiamo fare, presentando le nostre idee ma chiedendo collaborazione al consiglio comunale. Ovviamente su alcuni temi mi aspetto una posizione ferma, ma su altri ci sarà spazio per collaborare, come per esempio citerò il fatto che rispetto alla Legione Lombardia, ecco, c'è da lavorare. Ne abbiamo parlato anche in campagna elettorale, pensate al tema delle case popolari, pensate al tema in generale delle politiche ambientali e della mobilità, pensate al tema della residenza pubblica, del tema ERP. Per cui la collaborazione da un lato va meritata, questo di questo sono consapevole. Per cui cercherò di essere molto aperto, dall'altro va manifestata. Domani siamo alle linee programmatiche, vediamo cosa succederà poi dopo. Sono state anche le richieste del presidente fascista, non so, ripeto, io però parlo di quello che farò domani sono le linee programmatiche, quindi sarò fedele a questo. Ha letto l'intervento di Vittorio Feltri oggi su Libero? Non chiederò nessuna sottoscrizione di antifascismo. Allora, da quando è stato eletto io mi rivolgerò e mi relazionerò a Feltri non tanto nel suo ruolo di giornalista quanto nel suo ruolo di consigliere, quindi mi ci relazionerò nelle sedi opportune che sono il Consiglio Comunale. Però ripeto, per me domani si parla soprattutto di linee programmatiche. Scusi, sindaco.